Dopo l'intervento del ministro Cingolani abbiamo con noi in collegamento Alessandra Galloni, direttrice di Reuters. La intervista a Paola Peduzzi. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Alessandra, benvenuta. Ciao Paola, mi sentite? Sì, ti sentiamo perfettamente. Okay, perfetto. Alessandra Galloni, editor in chief di Reuters, direttore o direttrice? O chiamatemi come vi pare. Guarda, alla Reuters dicono editor in chief, perciò che è tutte e due. Va bene tutto. Te lo chiedo perché mi piacerebbe che raccontassi tu un po' la tua storia, che come sapete quest'anno Alessandra in primavera è stata nominata direttrice di Reuters, e quando è stata nominata ci sono stati tantissimi e meritati complimenti, però ci sono state anche alcune polemiche, forse direi sospiri, per due ragioni collegate. La prima era: per fare carriera bisogna andare fuori dall'Italia. La seconda era: se sei donna, per fare carriera devi andare fuori dall'Italia. Vorrei sapere se sei un cervello in fuga, un cervello di donna in fuga. Guarda, in realtà io la fuga è stata sempre per provare a rientrare in Italia. Ogni volta che sono stata all'estero ho provato poi a passare più tempo possibile in Italia. Diciamo che la mia storia nasce all'estero, perché io sono cresciuta negli Stati Uniti, è lì che ho fatto il liceo, l'università, è lì che ho iniziato a lavorare. Però sono sempre tornata quando ho potuto, e infatti ho lavorato come corrispondente dall'Italia sia per la Reuters che per il Wall Street Journal, dove ho lavorato tantissimi anni. Io cerco di stare un po' di qui e un po' di là. Quindi non ti senti una che è dovuta fuggire? No, che ha abbandonato l'Italia? No, assolutamente né. Insomma, io non sono fuggita, cioè io sono cresciuta lì, e sicuramente, perciò un po' questo dibattito, diciamo, le carriere si possono fare sia in Italia che sia all'estero. Io sono convinta di questa cosa. Grazie, così mettiamo fine alla polemica sulle prime donne che raggiungono certe cariche soltanto all'estero. Senti, volevo chiederti una cosa che riguarda in realtà il tuo lavoro precedente, prima di diventare editor in chief. Tu ti sei occupata della riorganizzazione delle redazioni di Reuters. Reuters, come sapete, è un'agenzia internazionale che in realtà fa tantissime cose che noi consumatori, diciamo, non conosciamo, e ha questa informazione credibile e capillare in giro per il mondo. Nella sua mansione precedente, Alessandra ha dovuto riorganizzare le 250, mi sembra che siano, uffici di corrispondenza di Reuters. 200. Prima della tua cura, dopo la tua cura, sono sempre 200? Sempre 200, sì, siamo sempre in 200 posti, sì. E vorrei sapere con che logica, nel senso che, come sappiamo, l'informazione oggi ha tantissimi problemi che poi affronteremo con Alessandra, però c'è il tema delle risorse ridotte e però della necessità di essere capillari, di raccontare da tutte le parti del mondo. Quali sono state le linee guida, le cose che ti hanno guidato in questa riorganizzazione? Sì, allora, intanto un paio di cose solo come premessa. Intanto, per me tutte le riorganizzazioni sono evoluzioni, ma non è che si cambia totalmente, siamo sempre in evoluzione, stiamo riorganizzando anche ora. E secondo punto è solo per spiegare chi siamo, perché siamo un'agenzia di stampa, ovviamente. Noi siamo un po' particolari perché abbiamo, diciamo, noi siamo la fonte di notizie per altre testate, ovviamente, e questa è una parte del nostro business, cioè le notizie che noi forniamo, non so, alla Rai, a Mediaset, all'Ansa, cioè all'Ansa di meno, però al Corriere della Sera, insomma, tutte le testate, alle testate italiane, internazionali, BBC, eccetera, eccetera. E poi abbiamo il nostro terminale finanziario,
che sono notizie finanziarie per un audience finanziario. Questo è il nostro terminale, si chiama Icon. E abbiamo, questi sono i due nostri business principali. Poi di recente abbiamo ripristinato, diciamo, il nostro sito web, e in realtà questa è una delle cose che io farò nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è perché è, diciamo, per noi una sfida confrontarci direttamente con il consumatore finale, con l'utente finale, cosa che noi invece ora, diciamo, nella maggior parte del nostro business ci confrontiamo con le altre testate e con il terminale che poi hanno i loro consumatori finali. Diciamo la questa riorganizzazione, che appunto è una evoluzione, in realtà è stata per mantenere, per sostenere, da una cosa che io, alla quale io tengo moltissimo, quello che io chiamo la nostra glocalità, cioè il fatto che noi siamo molto internazionali, siamo molto globali, siamo in 200 località, come abbiamo detto, ma siamo anche molto nazionali. Noi abbiamo giornalisti nazionali che lavorano in lingua nazionale in tantissimi paesi, ed è questo che secondo me ci rende unici come Reuters, perché abbiamo sia la parte globale ma la parte, diciamo, profonda di fonti, di know-how nazionale. Diciamo, tutte le nostre evoluzioni vertono su questo principio, mantenere questa località, ed è questo che, insomma, continuiamo a fare. Un altro elemento, che già cercare di capire qual è l'equilibrio tra l'essere globali e l'essere locali, immagino non sia una cosa semplice, però anche la vostra natura di agenzia, quindi di essere quello che informa gli altri, naturalmente si nutre di una grandissima credibilità, perché senza quella è difficile essere. Però sappiamo anche che in questo momento la fonte primaria delle informazioni, che prima era molto più strutturata, oggi è molto più polverizzata. Le informazioni arrivano da tantissime parti. Come si fa a rimanere veloci, perché questo è il vostro mandato, ma credibili, quindi riuscire a fare quell'attività di verifica che è necessaria per mantenere poi il brand, che io posso scrivere cito Reuters e so che cito qualcosa di verificato? Allora, intanto ovviamente hai ragione, non è solo che ci sono sempre più fonti e che tutti possono mettere sui social le informazioni, anche molto utili, perché tra l'altro poi ne possiamo parlare di più, ma noi abbiamo una mini redazione che prende le notizie direttamente nei posti dove noi non siamo, e dove, per esempio, i video che sono messi su Twitter o sugli altri social, noi li usiamo come fonti, ma prima di usarli ovviamente li verifichiamo, e abbiamo tutta una redazione che fa questo. Ma non è solo che tutti possono fare, diciamo, dare informazioni in questo periodo, è che c'è una disintermediazione delle istituzioni. Cioè io, Banca Centrale, o io, Governo, non vado più, non faccio più, non so, l'intervista con il giornalista per poi dare la notizia. Io vado direttamente sul mio sito, faccio direttamente notizia al consumatore esterno, il che uno può dire ok, benissimo, questo è democratico come metodo. Il problema è che certe notizie hanno bisogno di un meccanismo di trasmissione, diciamo, di una persona che è esperta, magari non come non so, il banchiere centrale ovviamente, ma che sa poi tradurre per le persone. E perciò sono queste due sfide, diciamo. E noi, dunque, io dico sempre, non c'è essere veloci ma sbagliare non va bene, cioè bisogna essere veloci, ma prima della velocità è la credibilità, è il fatto di essere, di dire la verità. E noi ne possiamo parlare, ma abbiamo tantissimi meccanismi in redazione per verificare le notizie, per dare alla controparte la possibilità di commentare, la possibilità di aggiungere la loro versione degli eventi,
E poi una cosa fondamentale per la credibilità è poi noi correggiamo sempre quando sbagliamo, e questa è una cosa molto importante, anche quando ci rendiamo conto di aver sbagliato, anche nel flash iniziale bisogna subito correggere, perché questo è importantissimo per la credibilità. Quindi tra velocità e credibilità tu preferisci sempre la credibilità, preferisci arrivare dopo, arriva prima di me Bloomberg, pazienza. Su Bloomberg non commento, però in generale bisogna meglio dire la cosa giusta, dire la cosa giusta è più importante che essere veloci. E ti è capitato, c'è qualche episodio per cui non dormi ancora la notte perché questo equilibrio tra velocità e credibilità non è riuscito? Ma guarda, io sono convinta, è chiaro che bisogna essere veloci, una delle cose che abbiamo fatto per sempre, questa evoluzione che facciamo è come essere più veloci. Vi do un esempio, durante il periodo Covid non ci sono stati per la nostra redazione finanziaria quelli che chiamano il lock up, non sono i lockdown ma il lock up, cioè che mettono, non so, il ministero di non so che mette un gruppo di giornalisti per dare i dati finanziari, mette tutti in un gruppo e poi tutti nello stesso momento danno questo dato finanziario. Questo non c'è stato più per Covid, e allora tante istituzioni questi numeri, questi dati li hanno dati direttamente tramite i loro siti web, e lì allora è stata una battaglia tecnologica per chi riesce a prendere questi dati e metterli immediatamente in rete. Ripeto, queste sono cose magari per un pubblico generale che possono sembrare non importanti, ma per un pubblico finanziario che ovviamente fa trading su questi dati è molto, molto importante, e perciò chiaramente si evolve, dobbiamo sempre, cioè noi spendiamo tantissimi soldi nella parte tecnologica per essere sempre, sempre più veloci. Però se devi scegliere tra l'essere primo o l'essere, dire la verità, sempre, sempre la verità. Cioè su questo io non ho, diciamo, ci sono altre cose che non mi fanno dormire la notte, perché noi siamo convinti su questa cosa. Detto ciò, bisogna ovviamente essere veloci. E cos'è che non ti fa dormire la notte? Beh, diciamo, in realtà la cosa è che io appena avuto la nomina, io una cosa ho pensato che non mi faceva dormire la notte, che ho detto spero che da direttore, da direttrice non dovrò mai affrontare, invece l'ho dovuto purtroppo affrontare proprio nei primi mesi, e questa è stata la morte tragica di uno dei nostri giornalisti in Afghanistan. Certo. E diciamo che dopo questa cosa le altre cose sembrano un po' meno importanti. Certo. E l'altro elemento che avevi già introdotto nella tua disamina iniziale, quando dici noi verifichiamo e cerchiamo anche di dare degli elementi o alle persone coinvolte la possibilità di dire la loro versione, e questo ha molto a che fare con un altro grande problema dell'informazione, che è quella di essere percepita di parte. E ci sono alcuni media che sono dichiaratamente di parte, e ci sono invece dei media che continuano a preservare o a coltivare quello che viene chiamata l'obiettività dell'informazione. Reuters fa parte di questi, la sua storia anzi è proprio quella di non voler essere trascinato in questa partigianeria. Immagino che col tempo e soprattutto in questa fase che stiamo vivendo di grandissima polarizzazione della politica, di mancanza di dialogo, di per cui ogni opinione è contraria o risposta a quella di un altro, mantenere questa obiettività e neutralità sia stato più difficile. Come fate? Allora, intanto voglio dire che questa dell'obiettività e dell'indipendenza e questa nostra missione,
diciamo, di essere obiettivi è quello che ci contraddistingue, che noi, questa è Reuters, non è una cosa che fanno tutti, altri fanno cose diverse e è il loro business model anche che è diverso. Per noi l'essere obiettivi è una questione di missione, ma è anche per noi una questione commerciale, cioè quello che le testate prendono noi, perché sanno che noi diamo i fatti, noi arriviamo dalla fonte, siamo alla fonte e raccontiamo i fatti. Come facciamo? Allora, intanto non siamo di nessun paese, di nessun governo. Noi, la Reuters fa parte della Thomson Reuters, la Thomson Reuters fa a capo, è un'azienda basata a Toronto, ma diciamo che noi non siamo di nessun paese, e questo per noi è molto importante, specialmente quando operiamo in paesi dove non c'è libertà di stampa e dove spesso si può dire: ah, ecco, voi no, per altri giornalisti, tu sei una spia americana o tu sei una spia inglese. Noi legittimamente diciamo: noi non siamo di nessun posto, nessun paese. Per questo in qualche modo protegge anche i nostri giornalisti, perché operiamo in posti dove i nostri giornalisti corrono molti, molti rischi. E poi, ecco, questo approccio di noi non facciamo opinione. E ripeto, non è per tutti, tanti fanno opinione e va bene, specialmente se fatta bene, l'opinione ha un ruolo importantissimo nella nostra società, ma noi raccontiamo i fatti. Non stiamo né da una parte e né dall'altra. Questo non significa che non diamo analisi, perché si può anche analizzare basato sui fatti, cioè si può anche fare un articolo importante che spiega le cose, perché i fatti non sono abbastanza nel mondo delle oggi, perché i fatti sono dappertutto, devi scegliere i fatti e poi li devi spiegare. E questo insomma è quello che noi, poi appunto in dettaglio potrei raccontare tante cose, tutti i metodi, no? Tutto il training che facciamo ai nostri giornalisti, ma questo è l'approccio. Sì, le vostre analisi tra l'altro sono una risorsa preziosissima, però sappiamo che anche nella scelta delle persone con cui parli, dell'esperto di un determinato tipo o dell'esponente di un determinato partito, cambia la storia che racconti. È per quello che il concetto di obiettività è nobilissimo, però poi nella pratica è molto difficile, perché fai scelte in continuazione, quindi anche le vostre analisi, che sicuramente hanno il pregio di essere sempre, che ti danno la possibilità di comprendere le varie sfaccettature di una cosa e poi ognuno si forma la propria opinione. Però anche lì c'è una scelta, come viene fatta, che cerchi sempre di evitare di essere trascinato nella polemica, ho scelto quel determinato interlocutore, oppure è una scelta più serena? Allora, la scelta c'è, ovviamente, c'è come c'è in tutti, per esempio, i giornali, c'è la scelta di quello che metti in prima pagina e quello che metti a pagina 20, no? E noi, per noi, da un lato, è molto più facile, perché la maggior parte del nostro business è diamo direttamente ad altri, cioè noi non facciamo questa scelta perché diamo le notizie ad altre testate oppure a un terminale finanziario che poi fa le scelte, diciamo, le fa per noi. Detto ciò, noi chiediamo sempre ai nostri giornalisti di chiedere quando si trovano davanti a una storia, perché la raccontiamo? Cioè, riesce a dirmi perché? Non è solo che esiste, perché sono tante cose che esistono in questo mondo, e tra l'altro noi possiamo pubblicare in rete, possiamo pubblicare tutto quello che vogliamo. Perché non abbiamo limiti di spazio, no? come un giornale, ed è questo che ci danno tutti, anche i siti. Ma chiediamo sempre perché è importante, perché è importante per il mondo, e poi questa persona che ci racconta questa cosa, perché ce la racconta? Cioè, facciamoci questa domanda, questa è una cosa importante. Ovviamente nelle decisioni dei nanosecondi, quando mandi il flash in rete, tutto questo ragionamento non riesce a farlo, ma per i pezzi più articolati oppure i pezzi che vanno oltre, diciamo, il titolo o il flash, proviamo, perché poi insomma non è una scienza esatta questa, ovviamente, proviamo a chiederci perché in un titolo, diciamo, domani
cosa può essere questo titolo? Perché è importante? Per chi è importante? No? Perché poi l'informazione deve aiutare le persone a decidere, no? Nel bene e nel male. Certo, formarsi un'opinione. Abbiamo purtroppo solo un minuto e so anche che tu devi scappare. Volevo chiederti ancora due cose. Uno è un elemento che hai detto tu prima, l'arrivo del consumatore, quindi dell'opinione pubblica, come interlocutore più importante su un business che, come hai raccontato, si muove su interlocutori, diciamo, più aziendali, business to business. Il consumatore finale, che poi è l'opinione pubblica. Come cambia il vostro modo di fare informazione? Cioè, si segue quello che vuole il consumatore? C'è ancora un atteggiamento più pedagogico? Allora, su questo tema possiamo parlare tutto il giorno. Un paio di cose direi. Il primo è, ovviamente tutte le aziende, tutte le redazioni devono avere la propensione al cambiamento, no? Ma una cosa molto importante, secondo me, è anche avere il coraggio di non cambiare, di non farsi trascinare dalle mode e dalle opinioni anche dei consumatori che magari vogliono solo questo, ma tu dici ma perché? E questo è un aspetto, appunto, come dicevo, che ci distingue. Rispondo però, se mi permetti, Dico una cosa che è una risposta ma ci porta in un'altra direzione, però secondo me è importante, è che i nuovi consumatori ora vogliono cose diverse, in particolare i giovani consumatori vogliono notizie che diano la voce e l'opportunità a tutti, e ergo che le redazioni e che i giornalisti sollecitino più voci diverse in tutti i modi, nei reportage. E allora è nella scelta della copertura che bisogna anche essere un pochino più coraggiosi, nella scelta di quello che si segue come redazioni e nella ricerca di nuove fonti. Io questo tantissimo ho notato, specialmente negli Stati Uniti, ma in generale, che i giovani consumatori vogliono delle redazioni, dei giornalisti e delle notizie che rappresentino veramente la società. E questo comporta tante cose per le redazioni, non solo nell'approccio di come si coprono le notizie, ma anche di chi si ha in redazione. Visto che hai parlato dei giovani, e poi chiudiamo, l'altro grande problema o sfida dell'informazione oggi è il rapporto tra i media istituzionali cosiddetti tradizionali e i social media, che ovviamente hanno un linguaggio e una penetrazione completamente diversa, però hanno anche un problema di annacquamento poi delle informazioni, del dibattito, insomma si finisce spesso per litigare invece che per imparare o per formarsi un'opinione. Come lo vivete, o meglio, come lo governate a Reuters, questo rapporto? Sì. Beh, ovviamente questo è un grande tema dell'informazione, no, di questo periodo. Allora, intanto noi lavoriamo tanto con i cosiddetti FANGs, no? In particolare con Facebook, con Twitter, noi lavoriamo, abbiamo le nostre notizie su queste piattaforme, ma soprattutto, specialmente con Facebook, noi lavoriamo con loro sul fact-checking. Cioè, noi abbiamo le nostre notizie sulle nostre piattaforme e poi con Facebook, che ovviamente ha il potere che ha, noi li aiutiamo a verificare le notizie. Questo è un modo di aiutare, di governare, no? E poi bisogna, secondo me, anche dare a chi, non so, giovani, perché secondo me la tua domanda è sia per chi consuma, ma anche per chi magari vuole entrare nel mondo dell'informazione. Chi vuole entrare nel mondo dell'informazione dice ma perché io vado alla Reuters quando posso andare magari a Facebook, a Google, direttamente da Apple, anche se diamo noi le notizie a Apple. Allora cosa devono fare le redazioni? Devono avere degli avanzamenti tecnologici, devono
trovare nuovi modi di giornalismo, non so, per esempio giornalismo data journalism, no? Che è un'area dove noi stiamo ampliando tantissimo, oppure giornalismo anche diciamo metaverse, virtuale, oppure grafici, oppure nuovi modi per fare il videogiornalismo. E questo fa sì che chi giovane giornalista magari potrebbe andare direttamente, dice ma io vado provo ad andare a lavorare nei social, potrebbe invece venire da noi perché dice abbiamo la credibilità, più abbiamo la tecnologia e in questo modo riusciamo a trarre talento, o almeno spero. Credo proprio di sì. Grazie mille Alessandra. Grazie e buon lavoro. Ringraziamo Alessandra Galloni.